L'ufficio del difensore civico, direi che ora è operativo a tutti gli effetti. Di questo voglio ringraziare l'amministrazione comunale anche per la disponibilità, che ha avuto nel, affiancarmi in tempi brevi da quando sono stato nominato, con il dottor Russo, con, il collega, appunto proveniente dall'avvocatura, che mi sta aiutando e che quindi sono convinto che mi consentirà di poter effettivamente svolgere al meglio questo servizio, che è un servizio gratuito e a tutela del cittadino. Di ricevimento del difensore civico, dunque lui riceve il mercoledì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30 e il sabato dalle 9 alle 12. Però il cittadino che vuole portare una richiesta o richiedere appunto se l'argomento in questione è attinente a quelle che sono le pratiche del difensore civico può parlare con me il martedì, mercoledì e giovedì la mattina dalle 10 alle 12 e anche il pomeriggio, il martedì e giovedì dalle 15 alle 17. L'iniziativa promossa dal difensore civico merita tutta la nostra attenzione, proprio perché purtroppo, anche se il ruolo che riveste è un ruolo di grande rilevanza e importanza, non è tanto noto ai cittadini. Quindi noi, oltre a questa giornata, promuoveremo qualche iniziativa per far sì che una figura così importante, così soprattutto per quanto riveste la difesa e la tutela dei cittadini rispetto all'amministrazione comunale, abbia un riscontro più ampio possibile, visto che la nostra città ha scelto di dotarsi del difensore civico, che è una scelta, non è un obbligo, e mi rincresce invece segnalare che la finanziaria attuale propone l'abolizione della figura del difensore civico. Credo, io mi auguro che il governo ci ripensi, e lasciando libertà ai comuni e alle amministrazioni e ai consigli comunali di decidere nel modo che ritengono più opportuno rispetto a quelli che sono momenti importanti di partecipazione e condivisione con la città sulle proprie scelte.